Salve a tutti, amici miei. Oggi ho trovato qualcosa sui fantasmi. Tutto su YouTube, eh? Tutto su YouTube. A parte questa pagina che è una semplice foto, dove, se non ho capito male, questo è un fantasma. Questo dove ho il pallino, ok? Sarebbe un fantasma. Proviamo ad aprirla. Non so, questa macchia sul muro, non so cosa potrebbe essere, ma potrebbe anche essere un fantasma alla fine. Poi c'è questo video, che non ho ancora visto, quindi non lo apro, ma leggiamo un po' di cosa si tratta. Logicamente l'ho già messo tra i preferiti. Nel video shock ripreso da un ghost hunter, si nota la figura inquietante di un fantasma che scorre in fondo a un lungo corridoio. È lo spirito olimpico della Brugia infestata del Regno Unito. Quindi potrebbe anche essere. Quindi questo sito è finito dritto nei preferiti. Ho trovato effettivamente roba. E c'era un altro video molto strano. Non voglio aprire questo video perché logicamente è su YouTube. Se apri il video di altri, ti può arrivare lo strike, ti può arrivare tutta quella roba lì e me lo evito. Però voi sappiate che in questo blog, in questo sito, cioè ifantasmi.it, video shock fantasma impiccato, potrete trovare un video che probabilmente è anche reale di un vero fantasma. Quindi alla fine nel ClearNet, tramite Tor, tramite il motore di ricerca per il dark web, ho trovato della roba. Avevo trovato anche altro, ripeterò la ricerca perché ora so bene o male cosa devo cercare. Vi ripeto, questa foto sembra una stupidaggine, ma se notate questa figura, potrebbe essere benissimo un raggio di sole, ma mi sembra strano. Che comunque non la reclamizzerebbero così. Cioè, se dei ghost hunter fanno una foto a un raggio di sole, se hanno un minimo di onestà intellettuale, lo ammettono che è un raggio di sole, ok? Ammettono lì c'era una fessura, poteva passare il raggio di sole. Detto questo, può essere tutto. Questo rimarrà sempre un grandissimo mistero, non ci capirà mai un tubo nessuno. Eppure qualcosa ho trovato anche su YouTube, anche prima di cercarlo qua. Ho trovato roba sul canale di Horror Maniaci che mi ha lasciato stupefatto. Cioè, su Horror Maniaci ho trovato uno dei video più straordinari che ho mai visto. Sebbene che non mi piaccia tanto quel canale perché sono tutte creepypasta alla fine. Storie anche vere, ma storie raccontate senza video. Ho visto un video di video che a volte porta anche i video ed era allucinante. Io sarei curioso di vedermi insieme a voi questo video qua per vedere il movimento di questa sfigura. Sono sempre cose spettrali che si muovono sullo schermo. Ma logicamente poi mi danno il copyright strike. Quindi questo è il titolo, Ghost of Murder Stalks Tyson. Andatevelo a cercare, vedetevelo e niente, ditemi cosa ne pensate nei commenti. Comunque, spero che vi interessino questi argomenti perché voglio portare questa roba qui. Continuerò con la semplice navigazione dei siti del dark web solo per illustrare e farli vedere. Ho trovato molti canali interessanti ultimamente, soprattutto anche oggi. Ho trovato roba veramente tosta, ma su YouTube vi parlo. Ho trovato su YouTube roba tosta. E vi saluto, arrivederci e grazie.